Linee animate in shortcut. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo come creare quelle bellissime linee animate per i vostri loghi, per le vostre scritte in shortcut. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma di video editing preferito, shortcut, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, come creare queste linee animate? Avrete sicuramente visto tantissimi video, anche ad esempio la televisione, nella quale ci sono questi testi con queste linee animate che rendono veramente il testo molto bello da vedere, no? Molto particolare. Come si creano in shortcut? È veramente semplice, ma necessita ovviamente di qualche passaggio. Io do per scontato ovviamente alcune cose di base di shortcut. Se siete veramente le prime armi, vi invito ad andarvi a vedere i miei 10-11 video iniziali di base di shortcut prima di guardare questi più avanzati. Li trovate numerati nel mio canale, quindi iscrivetevi. Andiamo su altro, andiamo su colore. Qui clicchiamo su colore non trasparente ma bianco e creiamo un nostro bel video. Vedete un bel colore bianco di riempimento, lo andiamo a mettere qui nella nostra timeline. Abbiamo timeline e abbiamo qui di fianco fotogrammi chiave. Allora andiamo a renderlo lungo indicativamente un 10 secondi. Vedete qui il nostro contatore dei secondi. Andiamo su 10. Bene, è lungo esattamente 10 secondi. Molto bene. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a creare la nostra linea. Come la andiamo a creare? Andiamo a creare ovviamente con i nostri filtri. Sapete che con shortcut tutto si fa tramite i filtri. Quindi filtro di dimensione, posizione e rotazione, DPR, ok? E andiamo a renderlo, vedete questo, andiamo a renderlo come? Lo andiamo a rendere di dimensione 20 pixel, vedete? E qui lo rendiamo lungo, largo quanto la nostra finestra, che è 1000. Quindi mettiamo distorci, ovviamente altrimenti non ce lo fa fare, mentre ci va in automatico, ci mantiene l'aspect ratio. Mettiamo 1920, ok? Vedete che poi prendiamo questa parte e la mettiamo al centro. Per agevolare il nostro lavoro, qui clicchiamo su griglia 2x2 in maniera tale che, vedete, andiamo esattamente al centro, vedete? Esattamente qua. Bene, abbiamo la nostra linea di 20 pixel di altezza e di 1920 pixel di larghezza, ok? La nostra canva, questa è 1920x1080, che è la nostra definizione. Queste posizioni che vedete sono la posizione dal lato sinistro, quindi 0, vedete, perché inizia qua, e la posizione dall'altezza, quindi qui sarà 530. Bene, cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo rendere animata questa linea, quindi aggiungiamo un nuovo filtro sempre DPR, quindi dimensione, posizione e rotazione. Non andiamo a fare qui, non andiamo a modificare questo, perché questo ci serve solamente per la dimensione statica della nostra linea, ok? Ogni variazione andiamo a creare un filtro nuovo, quindi dimensione, posizione e rotazione, e andiamo a dargli un, vedete qua nelle preimpostazioni, andiamo a dargli un scorrere da sinistra. Scorrere da sinistra cosa ci crea? Vedete che se noi andiamo sui fotogrammi chiave, lui in automatico ci ha creato un'animazione, vedete che è questa che vedete qui, di appunto scorrimento da sinistra. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a scorrere, vedete, mi crea questa animazione. E se io, sempre sullo stesso clip, torno in timeline e vado a fare un nuovo dimensione, posizione e rotazione, questa volta gli vado a dare invece un ritorno indietro, quindi vado a dargli un non più scorrere da sinistra ma scorrere verso sinistra. E se torno al mio fotogramma chiave, vedete che in automatico mi ha messo questa parte. Quindi se io vado all'inizio del nostro clip, vedete che lui mi crea prima l'animazione in entrata e poi l'animazione in uscita. Perfetto. Ovviamente è lunga 10 secondi, se è troppo lunga possiamo fare un tasto destro, proprietà, anzi no, possiamo fare direttamente, vedete, andare a ridurre la lunghezza del clip, la facciamo magari lunga, non so, 4 secondi, facciamo 4 secondi, anzi 5 secondi,
Eccola qui, vedete che se andiamo a visualizzare risulta essere molto più veloce. Poi dopo potremo chiaramente velocizzarlo. Questa è la prima parte del nostro clip, vedete, e possiamo andare direttamente ad esportare, perché dovremo creare un clip che utilizzeremo sempre nei nostri video successivi. Quindi andremo a fare un esporta. Vedete che qua io ho già il tasto, ma possiamo andare qui file esporta, possiamo andare qui su esporta, vedete, oppure facciamo file esporta video, e per configurare andiamo su avanzato e lasciamo 1920x1080 con aspect ratio, quindi proporzioni 16:9. Ok, esportazione file, e andiamo a creare il nostro linea.mp4. Vedete che qui abbiamo l'avanzamento veramente molto veloce. Perfetto, già fatto. E sapete bene che in Shotcut nero significa trasparente, quindi noi avremo solamente la visualizzazione della nostra linea. Ora cosa possiamo fare? Possiamo andare ad aprire un altro clip, quindi chiudiamo questo, andiamo su elenco riproduzione e andiamo ad inserire un altro clip. Abbiamo il nostro clip della nostra solita baia, il nostro solito mare. Lo prendiamo e lo andiamo a mettere nella nostra timeline. Anche questo lo rendiamo lungo una decina di secondi, va benissimo. Ok, andiamo con CTRL e I, oppure tasto destro, traccia, operazioni, inserisci traccia, video, aggiungi traccia video, e andiamo ad aprire il nostro file che abbiamo salvato precedentemente. Quindi il nostro linea.mp4, che vedete abbiamo esattamente la nostra animazione che abbiamo creato. Prendiamo, lo andiamo a mettere qui nella nostra clip, lo andiamo a mettere ad esempio, vi faccio vedere anche questa cosa, andando all'inizio della nostra traccia, se clicchiamo su Page giù, vedete che ci spostiamo di un secondo alla volta, quindi vedete, siamo a 3 secondi, 2 secondi, andiamo sui 2 secondi e sui 2 secondi andiamo a mettere la nostra, andiamo ad agganciare, perché abbiamo la nostra calamita, andiamo ad agganciare il nostro clip. Se io ovviamente vado a riprodurre, vedete che lui ovviamente mi apparirà, mi farà vedere il nero, perché Shotcut in realtà, pur essendo trasparente, mi fa vedere il nero. E allora dobbiamo andare ad utilizzare un filtro chroma key, quindi filtro sul nostro, col nostro clip attivo, filtro, e scriviamo chroma. Ho fatto un video che vi spiega esattamente che cosa sia il chroma key semplice, molto semplice, appunto perché andiamo a prendere il nostro contagocce e cliccando sul nero, in questo caso lui ci toglie, vedete, il nero. E infatti se andiamo all'inizio, vedete che mi fa, togliamo le nostre griglie, mi fa vedere, vedete, la nostra linea. Ora cosa possiamo fare? Possiamo fare intanto di nuovo un filtro di dimensione, posizione, rotazione, quindi DPR, e andiamo a ridimensionarlo come più ci piace. Andiamo a renderlo grande così, lo mettiamo qua, vogliamo fare la scritta qui, andiamo a metterlo qui in maniera tale che lui agisca così, vedete, mi faccia la linea animata qua e poi scompaia, molto bene. Andiamo a creare con CTRL I una nuova traccia video ai 2 secondi sull'inizio del clip e andiamo ad aggiungere altro, apri altro, testo, andiamo ad aprire, prendiamo, mettiamo il clip esattamente sopra, andiamo ad 1 secondo che è la durata dell'animazione, andiamo a mettere qui l'inizio del clip, andiamo qui alla fine del nostro clip della linea. Facciamo un page su in modo che ci spostiamo di 1 secondo indietro. Qui sarà l'inizio dell'animazione della nostra linea, che come sapete, come abbiamo visto, dura 1 secondo. E adesso abbiamo il video del testo che inizia quando la linea finisce l'animazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che, vedete, animazione, testo, si toglie il testo e si toglie l'animazione. Chiaramente dovrò andare a cambiare e scriverò oceano. Vedete che perfetto, chiaramente potrò andare a, stando qua sopra, mettendo la testina sopra al clip, vedete che posso andare poi a regolarlo come più mi piace, posso andare a metterlo ad esempio qua.
perfetto. Posso fare anche, se voglio, una dissolvenza in entrata, una dissolvenza in uscita, magari di qualche pix, di qualche frame, qui non so, 10 frame, quindi un terzo di secondo, perché 30 frame sono un secondo, stiamo girando a 30 frame al secondo, perfetto. Vi faccio vedere l'effetto finora, vedete, molto carino. E possiamo fare ovviamente anche un'altra cosa, possiamo aggiungere un'altra traccia con Ctrl I, altra traccia video, andiamo su questa traccia dell'animazione, della linea, facciamo un Ctrl C, andiamo qui all'inizio della nostra, del nostro clip, andiamo su questa traccia video, la selezioniamo e facciamo un, vedete qua, un sovrascrivi. Ci creerà un clip esattamente identico a questo, con lo stesso inizio e la stessa fine. E chiaramente dovrò andare, vado qui al centro, dovrò andare a prendere il filtro dimensione e rotazione e devo andarlo a mettere esattamente sopra, esattamente qua, in maniera tale che ci si vedano, altrimenti sarebbero sovrapposte e non si vedrebbero. Andiamo sul riproduttore, clicchiamo e diamo le doppio effetto linea, oceano, scompare oceano e doppio effetto linea. Chiaramente se è lento possiamo aumentare la velocità, come abbiamo visto, dell'animazione, andando a ridurre il tempo. Quindi una volta fatto questo possiamo chiaramente anche esportare il nostro clip fatto da questi tre clip e applicarlo su altri video, ma possiamo anche fare un nuovo tipo di animazione, del tipo, cliccando su questo clip della prima animazione della prima linea, possiamo aggiungere un altro filtro, un filtro rifletti, clicchiamo. E clicchiamo anche su questo, ovviamente dobbiamo farli uguali, quindi la parte sopra della linea, clicchiamo sul filtro, facciamo su rifletti e vedete che tipo di filtro abbiamo inserito. Clicchiamo sul riproduttore, vedete, lui ci crea l'animazione riflessa, quindi da che dal centro si espande verso l'esterno e di conseguenza anche il ritorno sarà speculare. Quindi abbiamo fatto una nuova, vedete, tipologia di, con un semplice filtro, una nuova tipologia di animazione di linea. Chiaramente qui va lento perché sto girando anche il video. Possiamo tranquillamente esportare, anche se non questa parte, cioè non questa parte del testo, ma possiamo esportare ad esempio solamente, adesso vedete tolgo la visibilità di questi due, vado qui, io posso tranquillamente esportare solamente questo tipo di animazione, vedete, e posso tranquillamente applicarla ad ogni video, basta che la faccia una volta sola e una volta che ho esportato il video posso applicare queste tipologie. Questo è solamente un esempio, poi ci sono tante altre tipologie. Sulla base di questo concetto potete creare quello che volete, andate ad esportare il clip e potete tranquillamente andarlo ad importare in qualsiasi vostro video e andare a inserire tutte le scritte animate che volete. Vi faccio vedere quindi come si esporta. Ovviamente noi siamo, come abbiamo detto, in questo punto qua, cioè abbiamo questa tipologia di video, vedete, questo tipo di animazione, possiamo andarla a, quindi, ad esportare. Torniamo in editing, andiamo su esporta, andiamo qui, abbiamo il 1920x1080, sempre 30 frame per secondo, e andiamo esporta file, linea 2, salva. E vedete che abbiamo la nostra progressione. Andiamo a cancellare tutti i vari video tranne l'ultimo, che è quello del nostro oceano, e andiamo ad aprire, apri file, anzi andiamo su elenco di riproduzione, andiamo su apri file, andiamo su video e andiamo su linea 2. Andando su linea 2 vedete che abbiamo la nostra animazione, la prendiamo, la andiamo a mettere qui, sarà lunga quanto il video, ma noi faremo un tasto destro proprietà e andremo a renderla lunga, anzi veloce, il doppio, quindi applichiamo,
Infatti vedete che si è ridotta di velocità, perché si è ridotta di tempo perché ha aumentato la velocità. Infatti vedete che abbiamo l'animazione doppia. Andiamo a fare un bel, come abbiamo visto, filtro. Stiamo rifacendo tutto quello che abbiamo fatto prima velocemente. Filtro chroma key, semplice. Prendiamo il colore nero, quindi avendo questa registrazione veloce, ok, possiamo andare ad agire con il nostro testo. Magari lo possiamo fare così: quando andiamo a prendere il punto esatto in cui finisce l'animazione, quindi questo, facciamo, clicchiamo su M e vedete che ci mette un marcatore. Il marcatore ci indica un punto chiave della nostra timeline e poi andiamo avanti e andiamo a prendere quando rinizia l'animazione in uscita. Quindi ci spostiamo con le frecce direzionali, vedete, avanti di un frame alla volta, e qui inizia, vedete, in qui clicchiamo di nuovo su M e abbiamo il secondo marcatore, vedete, il secondo mark. Bene, andiamo ora a prendere apri altro testo, scriviamo oceano, apri, andiamo a prendere come clip, lo andiamo a mettere esattamente qui all'inizio e alla fine dei mark, vedete, dei segnatempo, e andiamo a dargli, mettiamo la testina qua al centro, andiamo a dargli un filtro di dimensione, posizione, rotazione, andiamo a mettere al centro, e vedete che se noi andiamo sul riproduttore avremo la nostra perfetta animazione, vedete, chiaramente un po' veloce, ma poi potremo andare ad agire, come vi ho detto, con la lunghezza e la diminuzione del clip e anche con le proprietà, tasto destro e proprietà, andate a ridurre in questo caso la velocità del clip. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi possa essere stato d'aiuto, veramente vi permette questa tipologia di lavoro di creare delle linee, delle scritte, delle animazioni veramente molto interessanti. Sulla base di questo concetto potete fare un po' le forme e le animazioni che volete. Quindi ragazzi, venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, vero_ro_academy, e datemi delle nuove idee per nuovi video. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate anche un commento, e se volete potete sostenere il canale con una donazione. Noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.